Buongiorno a tutti e speriamo che le giornate siano migliori perché in questo momento le criticità ci sono. Sono a Moncenisio, il paesaggio fuori è idilliaco perché c'è la neve, c'è ancora un inverno che si sta protraendo, però le strade sono deserte, i locali sono completamente chiusi, il comune sta garantendo i servizi essenziali. Stiamo provvedendo con la Croce Rossa di Susa alla consegna di farmaci gratuita, stiamo provvedendo per chi ha necessità alla consegna di pacchi alimentari o delle richieste di spesa su ordinazione. Cerchiamo di far muovere il meno possibile anche per andare a comprare la popolazione. Abbiamo un negozio invece che è rimasto aperto e che sta svolgendo un meraviglioso servizio proprio in queste giornate, un piccolo emporio dove c'è un po' di tutto e devo dire che ringrazio proprio per lo spirito di abnegazione anche il gestore. Ha dovuto chiudere il bar, ha dovuto chiudere il ristorante, è rimasto questo negozio. Gli altri ristoranti e le altre attività commerciali sono bloccate, quindi un tema come sindaco che avverto moltissimo è che c'è una grande emergenza sanitaria e un'emergenza economica che ovviamente diventerà differente per chi ha una partita IVA, differente per chi in questo momento non sta guadagnando e purtroppo, come dire, si ritroverà con ulteriori problemi o forse già adesso sta pensando a questi ulteriori problemi perché si rende conto che oltre alle restrizioni, oltre il disagio, oltre la cupezza del periodo e del momento, c'è anche una prospettiva economica assolutamente incerta o assolutamente negativa, di cui speriamo ci si possa far carico tutti insieme. Come comune abbiamo immediatamente abolito e tolto tutte quelle che sono le imposte, noi non le richiederemo per tutto l'anno. Tutto il 2020 sarà un anno cosiddetto bianco, dove tutto quello che il Comune può chiedere ai suoi concittadini non lo richiederà il Comune di Moncenisio, perché ci rendiamo conto che non è un momento qualunque e quindi non si tratta di spostare, non si tratta di rinviare, si tratta proprio di cercare di togliere. Ovvio che è un sacrificio anche per le nostre casse, però questo ci sentiamo di farlo e spero che lo si capirà. Invece abbiamo un grande bel segnale, è nata una bimba proprio ieri, si chiama Aurora, è la figlia di due ragazzi, due persone giovani che abitano nel nostro comune. Una storia di una bimba che doveva nascere all'ospedale di Brianson, poi non è stato possibile farla nascere a Brianson perché la frontiera è molto vigilata, è chiusa e quindi non si può passare, non si può transitare con facilità, quindi non è stato permesso il parto nell'ospedale di Brianson in questo momento, comunque non è stato reso praticabile, è nata all'ospedale di Rivoli. Il papà non ha potuto, come dire, essere lì con la mamma, non ha potuto, se non un brevissimo momento, starle accanto, nessuno può andarla a trovare, verrà dimessa, speriamo presto, però è un bellissimo segnale, papà. Che è un segnale per una montagna che non è una montagna vinta, che non è una montagna di abbandono, che non è una montagna che si sta lasciando andare o che sta chiudendo, ma è una montagna dove c'è il wifi gratuito, dove ci sono i musei, dove ci sono le sale, dove ci sono bar, ristoranti, albergo. È una montagna dove c'è vita vera, vera, non folklore, non folklore. Una bimba che nasce è un ulteriore simbolo, è ancora più simbolo ovviamente in questo momento, in questo periodo, perché con tutte le brutte notizie e con tutta la cupezza che ci sta circondando, nei tanti tristi avvenimenti e nelle vicende veramente sconvolgenti che stiamo vivendo, è un bel segnale. È un bel segnale e come dicevo prima, mi piace pensare che la storia possa, come in tanti altri momenti, essere poi fatta anche con una tragedia che passa, con una bimba che nasce nel momento clou, forse, delle difficoltà e che però ci porterà a riflettere. Il nostro è un villaggio alpino dove socialità, dove, come dire, natura, dove una vita non così frenetica
sono sempre state all'ordine del giorno per la nostra quotidianità e quindi vorremmo dire che noi ci siamo già. E a questo aggiungiamoci poi che bisognerà togliere tanta burocrazia, che bisognerà fare opere e interventi pubblici per rimettere in piedi l'economia e che bisognerà avere appunto un progetto di vita. Insomma, questa disgrazia, questa enorme tragedia che stiamo vivendo deve insegnarci, ma deve farci cambiare non solo a parole, non solo nei sentimenti, non solo in un momento, ma proprio nel modo di impostare le nostre esistenze e per una pubblica amministrazione di impostare il proprio lavoro e anche, credo, rinforzarsi nei suoi principi se li aveva già.